terzo e ultimo episodio di Come fare un video di 18 anni, in cui non vi insegnerò a fare qualcosa, ma vi insegnerò a non fare qualcosa. Infatti tratteremo i 4 errori da non fare assolutamente. Dubito che non abbiate visto ancora gli altri episodi, ma se non l'avete fatto, cliccate qui per il primo e qui per il secondo. Se siete invece dal cellulare, li trovate in descrizione. Però veloce ancora per 3, 2, 1, niente troppo tardi. Ciao, sono Davide di MD, la tua droga quotidiana, e nei video di 18 anni vedo spesso degli errori comuni. Uno fra questi sono le transizioni tutte diverse. Oh, finalmente posso dire al mondo intero che non funzionano assolutamente. Spesso infatti la gente crede che facendo così il video venga più bello. Ma vi sbagliate di grosso. Quelle animazioni tutte diverse danno solo fastidio. Infatti molto meglio passare da una foto all'altra con un taglio netto così, che con una transizione del tutto improbabile come questa. Potete però intervallare alcune transizioni per evidenziare alcuni punti della musica, come ad esempio l'inizio di un ritornello. Tra quelle disponibili in Sony Vegas potreste usare Flash e Iris, sono quelle che mi piacciono di più, ma comunque potreste anche utilizzare una semplice dissolvenza se il ritmo della musica non è particolarmente marcato. Inoltre ci sono comunque delle animazioni davvero carine su Sony Vegas, che potrete usare una volta a video, e sono ad esempio queste. Ma ripeto, non dovete utilizzarle ad ogni foto, ma solo in punti precisi. Punto 2. Classiche introduzioni riprese da internet. Quante volte ho visto queste introduzioni? La gente che non ha idee semplicemente cerca su internet introduzioni video di 18 anni e tac, le tengono pronte. Ma una fra tutti regna sovrana, ed è questa. Allora, come iniziamo? E se iniziassimo con c'era una volta? Quante storie avete sentito cominciare così? Facciamo qualcos'altro? Ah, ecco come si inizia un film. No, lasciamo stare, sa di una cosa già vista, non trovate? Oh no, il libro no, sei già visto il libro delle favole che si apre. Chiudiamo il libro, non se ne parla. Facciamo così. Ditemi se vi piace, a me personalmente no. Evitatele, fanno schifo, fate meglio degli sketch. Punto 3. Riempire il video di scritte. Fare delle belle scritte è molto difficile e richiede molto tempo. Non riesco nemmeno io, eh. Perciò evitate di metterne troppe e di dire quello che vorreste scrivere in uno sketch. Anche questa volta sono molto utili. Quarto ed ultimo punto. E sì, il punto sulle transizioni è durato un po' troppo. Però era quello che necessitava di più spiegazioni. Sono le classiche frasi che si scrivono. E già, come ho detto prima, bisogna sempre evitare di scrivere. Ma la gente certe volte scrive, e scrive anche cose scontate. Ma fra le più comuni frasi scontate regnano sovrane queste. C'era una volta. In genere si usano per introdurre le foto da piccolo, e sono molto spesso conseguenziali a quelle introduzioni prese da internet che vi ho mostrato prima. E poi, ma poi è arrivato lui per introdurre le foto col fidanzato. E ultima frase comune, sempre inizia con e poi. E poi siamo arrivate noi, che ti vogliamo sempre bene e ci saremo sempre, per introdurre le foto con le amiche. No, non vanno bene, no. Ma è ora di finirla con queste davvero, secondo me sono anche un po' trisciate. Dal mio punto di vista un video di 18 anni deve essere elegante, onestamente. E quindi il video è finito, perciò lasciate un mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e siete interessati a quello che faccio per rimanere sempre aggiornati, e ci vediamo al prossimo video. Se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con calzino.